Nonostante l'ostruzionismo dell'opposizione che ha presentato oltre 300 emendamenti ai ribelli della maggioranza, è stato approvato alle 6:30 del mattino il bilancio di previsione del Comune dell'Aquila per una manovra complessiva di 1,5 miliardi di euro. Il voto contrario del consigliere socialista Gianni Padovani, frutto di vecchie ruggini con il centro-sinistra, è costato tuttavia la testa dell'assessore dello stesso partito Giancarlo Vicini, che oggi rimetterà la delega aprendo l'ennesima crisi in comune. Quella uscita dall'aula consigliare stamani all'alba non è più una coalizione, fra i ribelli anche Rifondazione e SEL. È chiaro che ormai non c'è più una maggioranza e la mia amministrazione quasi sicuramente cadrà, ha commentato a caldo il sindaco Massimo Cialente. Campicchiare per stare seduti su una poltrona è vergognoso e da irresponsabili. Ritengo sia il momento di ridare la parola ai cittadini. A fine consiglio Cialente ha comunicato in aula la decisione di escludere dalla giunta l'assessore socialista. L'intenzione è quella di sostituirlo con il consigliere dell'API Pierluigi Mancini. Tuttavia il risico degli assessori potrebbe non finire qui. Un altro momento di duro scontro durante la maratona notturna del Consiglio c'è stato in occasione della discussione su un emendamento a firma di Rifondazione Comunista che mirava ad escludere l'area di Montecristo dal piano di rilancio turistico del Gran Sasso e per il quale hanno votato a favore anche i consiglieri di SEL, Giustino Masciocco e Pierluigi Mancini dell'API, evidentemente non così entusiasta di vestire la casacca di assessore. Un sì, quello dei ribelli, davvero mal digerito dal primo cittadino, che a questo punto sembra pronto a cacciare dalla giunta anche gli assessori di SEL e Rifondazione, Betty Leone e Fabio Pelini, mettendo le mani ad un ennesimo rimpasto.